io ho cominciato a collaborare con Omega, poi ho cominciato a scrivere alcuni testi miei senza registrare nulla. Nel 2013 abbiamo deciso di collaborare insieme con questo progetto Boom Club. Io ho cominciato circa 10 anni fa, ho 26 anni, ho iniziato all'età di 15 anni. Non di certo come Moreno dentro i cesti della scuola facendo freestyle, ma frequentando il jam di allora, ho cominciato a fare le mie prime battle, a scrivere le mie prime rime, niente, poi mi sono ritrovato immerso totalmente nell'hip hop dalla bellezza di 10 anni, va? Cioè, sempre in foto. E chi siamo? Chi siamo? Sicuramente due esseri umani. Un maschio e una femmina. Un maschio e una femmina, sulla ventina. No, vabbè, a parte gli scherzi. Io sono Omega MTK, Io sono Margaret. lei è Margaret. Veniamo da due scene differenti. Noi abbiamo collaborato insieme in qualche pezzo negli anni passati. Poi all'inizio del 2013 abbiamo deciso Di collaborare. di provare a fare un disco insieme. Da lì è nato poi il gruppo, Bucla. che adesso nel 2014, a febbraio, potrà finalmente sfornare il suo primo lavoro ufficiale. Evoluzione. Io credo che l'hip hop sia ancora tra me gli anni 90, l'hip hop quello vero. Sì, il pop vero sì, perché se poi mi dite che rappare due rime su Una una base base dance. dance fa rap, fa hip hop, allora anche Mamarrone nell'ultima stronzata che ha fatto ha Sì. fatto musica rap, Lei ma non non è è una così, rapper. no? Assolutamente. Quello lo so. Poi certo, voi parlate di New School, ma io tutta sta New School non la vedo. Io posso dire New School a un genere che ha avuto una sua evoluzione, ma che processo evolutivo c'è stato dagli anni 90 fino al 2014? Io non lo vedo. In Inghilterra hanno inventato il grime, riconosciuto dall'America, la Francia col French rap è seconda alle vendite soltanto l'America stessa. In Germania c'è il battle rap, altro genere, sempre voluto dal gangsta, ok? Ma in Italia che cazzo abbiamo fatto? Non Abbiamo abbiamo fatto il nulla di lol gangsta. rap, abbiamo fatto il lol rap con MC Cavallo e Truce Baldazz, quello siamo stati soltanto in grado di creare. C'è anche un documentario che ho visto recentemente, proprio che racconta sta storia. Io non trovo nulla di evolutivo nello scenario attuale. Certo, poi voi nei commenti mi citerete Tizio, Kai e Sempronio, senza che vi faccio il nome, voi sapete di chi sto parlando e io so già di che cazzo parlerete. E vi posso rispondere benissimo che Tizio, Kai e Sempronio fanno cosa? Fanno la musica del rap francese, fanno la musica grime del rap inglese, cioè qualcosa di musica italiana, di pop rap italiano, io ancora non l'ho visto. Quindi per me l'hip hop è fermo negli anni 90, stop, è lì. Quello che fanno adesso è qualcosa di tutt'altro. Chiamatemelo evoluzione della dance, evoluzione del pop, ma non chiamatemelo hip hop, perché quello è hip hop. Io per adesso mi sto concentrando su questo progetto insieme a lui. In futuro vorrei anche fare un disco tutto mio, chi lo sa. Io, se questo disco Caffeina che uscirà il 17 febbraio di quest'anno andrà bene, magari in futuro potremo anche Collaborare? continuare il progetto Boom Club. Però per comunque sia, io ho la mia strada, i miei progetti, lei ha i suoi, quindi ci concentriamo di più sul presente, non vogliamo ipotizzare nulla per adesso. Vabbè, sicuramente mi comprerò una Cadillac, inizierò a drogarmi a merda, mi scoprirò tutte le ragazzine di 16 anni che vengono a trovarmi ai concerti, in camerino, un po' la quel perché, no? No, vabbè, a parte gli scherzi che vuoi che ti dica, cioè, secondo me in Italia con i dischi non si campava e non si campa tuttora. Credo che un rapper aumenti, anzi ingrassi il suo portafoglio con diverse entrate, tipo le visualizzazioni su YouTube, le serate, con la musica non si campa più. Può diventare un lavoro, sì, può diventare un lavoro e farti campicchiare, ma sempre nel periodo circoscritto in cui tu vai di moda. Nel momento in cui finisci di andare di moda, fai la fame come tutti gli altri. Credo che sia una bella idea, un canale che tratta la gente emergente e non, allo stesso modo credo sia una bella cosa. Sì, infatti, ho visto
le interviste tra i vostri video fatti ad emergenti e non, con stesse domande, trattate con lo stesso rispetto, e credo che è anche un canale che dà spazio, no? A chi sta nascendo adesso in questo genere, spazio per raccontare la propria esistenza musicale. Credo che sia sempre una bella cosa, no? Sia sempre un'iniziativa abbastanza lodevole, quindi big up. Chi è Ultramed? È Ultramed, il supereroe di merda, no? Quello che a furia di scorreggere sta spazzando via l'intera scena, giusto? Esattamente. Ecco, vedi? Niente, Ultramed è un cartone animato fatto a costo zero, fatto proprio per caso, cioè non avevamo un cazzo da fare, l'abbiamo creato. Niente, noi cerchiamo di fare ironia attraverso Ultramed, che poi la gente sul web si sa, si prende sempre troppo sul serio e vabbò, lasciamo perdere. Comunque Ultramed ci dà abbastanza soddisfazioni, abbiamo avuto anche l'onore di collaborare con personaggi come Jason Rader, il grande Demenir Red ultimamente, quindi niente di che, la storia è tutta questa, va? Ah, quando è nato? Quando è nato? Credo sia stato in una fredda notte di dicembre, doveva essere il 24, con la neve che cadeva a fiocchi, è nato in una grotta di Betlemme. No, aspetta, dove cazzo è che sei nato? Mi sono dimenticato. Quando questo alcolizzato del mio disegnatore poggiò la lattina sul tavolo e prese la matita in mano. Dai, smettila, non chiamarlo alcolizzato davanti alla gente. Ma lui è un alcolizzato. Lo vedi il signor Mega Medikappa dei miei stivali? Che non perde mai l'occasione di sparare minchiate? Dovresti avere più rispetto per chi ti ha creato. Che cosa? Parli sul serio? Guarda qua. Secondo te Sì, lo questo è il modo so. di Ok, disegnare le dai, va mani? Non bene, ti ci fai nemmeno ok. una sega con queste palette. A cosa ti sono serviti i 3 anni di artistico, stronzo? Oh, ma Dai, dai, fammi vaffanculo! un'altra domanda. Oh, ma vedi che stronzo, eh? Qualcuno come chi? Come noi? Come Ultramer? Cioè noi non siamo nessuno, noi al massimo abbiamo fatto 25.000 visualizzazioni. Stiamo da tempo immersi nell'hip hop, ma sulla scena non siamo mai esistiti. Cioè, io credo che più che gente come noi che dica questo, che dica quello, occorrerebbe mettere in Italia più ascoltatori e meno rapper. Sia per una questione economica, che forse magari tra tutti quegli ascoltatori qualcuno che si compra il disco lo trovi pure. Però ci sono troppi, 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 troppi ragazzi che si cimentano a fare rap quando alla fine non fa neanche per loro, no? Perché ormai la scena io credo che sia come un calderone per fare la minestra, no? Allora i rapper che valgono qualcosa sono delle fragole, mentre tutto il resto vedono come una pozzaglia di merda. E allora una major, un qualcuno, un ascoltatore che vuole cercare quella fragola, quel qualcosa di buono, in mezzo a tutta quella merda, come cazzo fa? È difficile pescare la fragola, no? A chi ti dice che poi pescando quella fragola, quella stessa fragola, non vi ho perso il suo dolce sapore e sappia di merda pure lei? Quindi nulla, io credo che si dovrebbe di più ascoltare. E capire anche principalmente una cosa, che fare hip hop non è obbligatorio, non è alla portata di tutti e non è una musica facile che puoi fare con un computer, con un registratore e con le basi di Pop DJ. Allora, io saluto tutti i miei fan, cioè mia zia, sua zia e tua zia, e vaffanculo Salutiamo a tutti sempreveri. tutti i big boy spazio dell'Italia. Yeah, 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 yeah. Gangsta Paradise. Se volete cercarci, noi siamo Boom Club Page su Facebook e Real Boom Club su Twitter. Ricordate, è uscito da poco il nostro video ufficiale del nostro secondo singolo, Dateci la verità. Quindi basta che cliccate sulla barra bianca e scrivete Dateci la verità Boom Club e vi esce il videoclip, andatevelo a vedere, brutti stronzi. È il 29, 29 o il 27? Non mi ricordo quale cazzo è la data. Comunque, febbraio. no, gennaio, deve uscire Ultramed, l'episodio nuovo della seconda stagione. Quindi andatevelo a vedere. Così, se voi volete fare due risate, sapete dove trovarci. Yes, noi sì che spacchiamo, non voi. Ultramed, saluta pure tu. Alla prossima scorreggia!